Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri. Un operaio di 60 anni abruzzese, dipendente di una ditta che sta eseguendo i lavori di realizzazione del sesto lotto sulla strada Tito Brienza, è deceduto. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, il mezzo su cui si trovava il 60enne si è ribaltato. L'escavatore si è ribaltato nei pressi della Cappella della Madonna degli Angeli nel comune di Brienza. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, due squadre dei vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri. Il corpo dell'uomo, su disposizione del pubblico ministero, è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Potenza.